Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Diciamo che la mia musica è ispirata da quelli che sono stati i miei ascolti. Io da piccolo ascoltavo la musica classica, ascoltavo il blues, ascoltavo il jazz, ascoltavo l'afro music, la bossa nova, e tutto questo fa parte un po' del mio bagaglio e lo suono dal vivo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Ti racconto una curiosità che forse in pochi sanno, ma io ho inventato il selfie nel 1990, sono stato uno dei primi a usare le telecamere, ne ho avute tante, con tanti supporti diversi, dal Super 8, VHSC, Mini DV, digitale, eccetera, eccetera, e ho ripreso tutta la mia vita quotidianamente. Prima o poi tutto questo materiale, che saranno 10-15 mila ore di girato, saranno messe online. Diciamo che la nuova tecnologia ci darà una mano e aiuterà a far sì che questi filmati peseranno poco e potranno essere visti da tutti. Com'è vero che l'amore viene e se ne va? Quanti giorni ancora solo ad aspettare qua? Dove ho sostituito a notti sogni e lavoro? L'amore che non trovo. Il rapporto di videoclip è iniziato tanti anni fa, quando ancora esisteva Video Music. Fui molto felice perché nel 93 Video Music ha trasmesso il mio primo videoclip, che era una canzone condivisa con il mio fraterno compare Roberto Kunstler. La canzone si intitolava Credimi, niente oltre l'amore, ed era girato in bianco e nero dal mio amico Gianmarco Tognazzi. E da allora ne abbiamo fatti tanti, addirittura i nuovi videoclip di questo album Io, uscito il 25 novembre scorso, li ho montati io. Parlo di Cyrano, la canzone con Gino Paoli, Con te o senza te, il brano con Chiara Civello. E quindi niente, il mio hobby preferito, stare a casa a montare. Se non so trovare le parole chiare. E nel caso di Gino Paoli, il grande maestro, avevo composto, diciamo, un brano pianistico, una melodia che io gli ho spedito via mail, e lui mi ha risposto e mi ha mandato il testo, Cyrano, che poi abbiamo cantato insieme. Quindi una grande gioia, un sogno avverato. Non fermare la voce. Beh, cosa devo dire? Che prima di un concerto c'è sempre un pochino di ansia, insomma, un po' di qualche tic emotivo, insomma. Io cerco di, per esempio, qua ci sono le mattonelle, entro, faccio le passeggiate, entro con i piedi nelle mattonelle, cioè non vado sulle righe, faccio tutti dei movimenti, dei miei riti particolari, fino alla fine, proprio quei 5 minuti prima di salire, parte il Padre Nostro, partono proprio le preghiere, Ave Maria e via dicendo, ecco. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Cari amici di Metro, un saluto da Sergio Cammariere. Stasera qui saremo all'Auditorium, però i concerti continueranno. Il 23 aprile saremo a Napoli al Museo Mann. Saremo il 22 maggio al Teatro Puccini di Firenze, e via via continueranno i concerti. Per esempio, ora ricordo, il 4-5 agosto saremo al Teatro di Verdura a Palermo, un bel rientro, un ritorno in Sicilia. Saremo a Milano al Teatro Dal Verme per la Milanesiana insieme a maestro Gino Paoli e Danilo Rea. Insomma, gli eventi si susseguono. Se rimanete collegati sul mio sito Facebook, Sergio Cammariere Official, avrete tutte le informazioni. Di nuovo, ciao ciao.